Promessi sposi, capitolo 23, capitolo 24. Allora, ragazzi, abbiamo iniziato la spiegazione. Allora, questi capitoli sono fondamentali nel romanzo perché sono i capitoli della conversione dell'innominato. Allora, il 22esimo è una specie di capitolo di passaggio. Il 22esimo è un capitolo in cui c'è la digressione sulla vita del cardinale Federico Borromeo. Terminata questa digressione, ritorniamo alla scena. Vi ricordate qual è la scena? Cioè, l'innominato ha deciso di andare a piedi, dove c'è questo paesino lì vicino, e dove si sta effettuando questa visita pastorale del cardinale Federico Borromeo. E va proprio lì dove c'è la canonica, quindi dove c'è, insomma, vicino alla chiesa dove si trovano i preti e i sacerdoti, e dove c'è anche il cardinale Federico Borromeo. Il cardinale Federico, intanto che aspettava l'ora di andare in chiesa a celebrare gli uffizi divini, stava studiando, come era solito di fare in tutti i ritagli di tempo, quando entrò il cappellano Crocifero con un viso alterato. Quindi, attenzione, abbiamo visto già nel 22esimo capitolo. Al cardinale Federico Borromeo piace leggere, piace studiare, piace scrivere, anche se uno dei suoi difetti è quello di aver scritto comunque tanti libri che però non sono rimasti nella storia della cultura o della letteratura più di tanto. Però è studioso e quindi non perde tempo e quindi anche se ha dei ritagli di tempo li sfrutta per studiare, per leggere. Il cappellano Crocifero ha il viso alterato perché? Cosa abbiamo detto la volta scorsa sul cappellano Crocifero? Abbiamo detto che non era contento che ci fosse lì l'innominato. Aveva paura, anzi, che magari volesse fare un attentato, volesse ammazzare, che ne so, il cardinale. Non voleva proprio farlo entrare, però, diciamo, a malincuore, anzi a malincorpo, vi ricordate quell'espressione del 22esimo, va appunto a fare questa ambasciata al cardinale a spiegargli che l'innominato è lì che vuole parlargli. Ecco. Il cardinale non ama perdere tempo, così occupa il tempo morto tra un incontro e l'altro leggendo e studiando. Questo capitolo pertanto completa in azione la biografia del capitolo precedente e tutta la storia della vita del cardinale Federico Borromeo. Ma adesso lo vediamo in azione. La carità del cardinale che abbiamo visto nel 22esimo, teoricamente, cioè o meglio riassunta, sintetizzata, adesso la vediamo negli atti concreti e così anche l'amore per la cultura. Ricordate che abbiamo studiato che ha realizzato la prima biblioteca pubblica milanese, la Biblioteca Ambrosiana. Di fronte alle preoccupazioni del cappellano Crocifero, il cardinale chiude bruscamente ogni ritrosia e il cappellano Crocifero non vorrebbe proprio che, insomma, che l'innominato entrasse, ecco, si chiude immediatamente. Sì. Dice, San Carlo non si sarebbe trovato nel caso di dibattere se dovesse ricevere un tal uomo. Sarebbe andato a cercarlo. Fatelo entrare subito, ha già aspettato troppo. Ecco, San Carlo Borromeo è un parente di Federico Borromeo, un cugino se non erro. Era stato anche lui cardinale di Milano, poi santo, diciamo, no? E quindi lui dice, sicuramente l'avrebbe fatto entrare questo tale, anche se è un signore del male. Anche se insomma bisogna stare attenti, ma come dice il cappellano, ma insomma l'avrebbe fatto entrare, ecco, sarebbe andato a cercarlo perché nella prospettiva cristiana del cardinale Federico Borromeo non bisogna aver paura della gente, anzi bisogna andare a cercare anche quelli che sono più lontani dalla Chiesa per dare loro un messaggio. Ha già aspettato troppo. Il cappellano si mosse dicendo tra sé: non c'è rimedio, tutti questi santi sono ostinati. Ecco, anche questa è una piccola figura un po' comica, questa del cappellano Crocifero. Ha cercato in tutti i modi di convincere il cardinale di non far entrare, insomma, l'innominato, non ce l'ha fatta. I pensieri del cappellano Crocifero, attenzione, coincidono singolarmente con quelli di Don Abbondio, che come vedremo è presente anche lui nella canonica e lo incontreremo nel corso di questo stesso 23esimo capitolo. Appena introdotto e rinominato, Federico gli andò incontro con un volto premuroso e sereno e con le braccia aperte come a una persona desiderata.
e fece subito cenno al cappellano che uscisse, il quale ubbidì. Il cappellano magari voleva restare lì per controllare cosa vuol fare, che intenzioni ha questo, che oltretutto ha, come vedete, la spada, ha anche la carabina, eccetera, eccetera, no? Ha paura, no? Ma di fronte, cioè, come dire, l'atteggiamento del cardinale invece, l'atteggiamento di uno che privilegia la persona, l'amore per la persona, non ha paura quindi del nominato. Anzi, è una persona desiderata, no? Addirittura lui che è, così abbiamo detto, un signore del male, dal cardinale è desiderato. I due rimasti stettero alquanto senza parlare, diversamente sospesi. Il silenzio iniziale è la prova che questo è un dialogo vero, cioè un confronto. Il dialogo c'è quando due persone sono disposte anche a cambiare quando si incontrano una con l'altra. Esattamente il contrario di quello che è avvenuto nei dialoghi precedenti. Nel sesto capitolo, Don Rodrigo e Fra Cristoforo non erano disposti a cambiare. Per esempio, Don Rodrigo aveva in mente di rapire Lucia e non aveva nessuna intenzione di essere convinto, insomma, a parole dal Fra Cristoforo. Nel 19° capitolo, il conte zio e il padre provinciale non sono disposti a cambiare il loro modo di vedere le cose, no? Ma proseguono con i loro maneggi politici. Qui invece ci sono delle persone che sono disposte a cambiare, quindi sono ad aprirsi, volevo dire, insomma, l'uno all'altro. Ciò che abbatte l'orgoglio dell'innominato, lo fa star zitto, non è un discorso, ma una persona. Per questo la narrazione si interrompe per lasciare spazio alla descrizione della persona del cardinale. Quindi per un attimo, visto che c'è silenzio, insomma, fra i due, il narratore interviene per tratteggiarci anche fisicamente il cardinale per anche qui completare quel ritratto che ha già iniziato nel 22° capitolo e quindi spiegarci un po' questo personaggio anche attraverso la sua descrizione fisica. Abbiamo visto già con Fra Cristoforo, ricordate, o Gertrude, che la descrizione fisica in Manzoni non è mai fine a se stessa, ma serve per capire anche la psicologia del personaggio. Ecco, il portamento era naturalmente composto, quindi il modo anche di atteggiarsi, di comportarsi del cardinale è dimostrazione della sua integrità morale, quasi involontariamente maestoso, non incurvato né impigrito punto dagli anni. Ecco, ricordate, abbiamo appena ripassato con la vostra compagna la questione della vecchiaia. La vecchiaia dovrebbe dare saggezza alle persone, ma non è sempre così. Abbiamo incontrato tanti vecchi, sessantenni, eccetera, che non hanno imparato nulla dalla vita. Don Abbondio, il vecchio malvissuto che vuole uccidere il vicario di provvisione. Gli stessi, abbiamo detto, Conte Zio e il padre provinciale. D'altra parte, però, abbiamo incontrato dei vecchi, degli anziani, dei sessantenni, anche loro, che invece sono davvero saggi e sono maestosi, autorevoli, non per via dell'età semplicemente, ma perché evidentemente hanno dato la vita per qualcosa. Fra Cristoforo, il cardinale Federico Borromeo, lo stesso innominato, adesso vedremo. L'occhio grave e vivace, la fronte serena e pensierosa, con la canizie nel pallore tra i segni dell'astinenza, della meditazione, della fatica, una specie di floridezza verginale. Allora, attenzione, qua siamo esattamente agli antipodi di Gertrude. Cioè, Gertrude ha 25 anni, è giovane, è bella, ma la sua, vi ricordate, è una bellezza sfiorita, cioè consumata da ciò che ha fatto e che non ha fatto, insomma, nella vita. Invece lui, anziano, eppure ha una specie di floridezza verginale, come una specie di purezza da ragazzo, da bambino, insomma, anche se è anziano. L'illustrazione forse di Gonin rende, secondo me, quest'idea. La figura del cardinale genera un contrasto immediato con Gertrude, ecco, vi ho anticipato quello che ho scritto nella slide successiva. Anche qua andiamo a completare il ritratto dei religiosi nel corso del romanzo. Abbiamo religiosi di tutte le classi sociali. Quindi con il cardinale Federico Borromeo andiamo alla classe sociale più alta, elevata, nobile, no? Il Borromeo. Poi religiosi della classe della borghesia,
fra Cristoforo, e religiosi umili, molto umili, come appunto può essere, non so, fra Galdino. O... Anche qua, i religiosi possono essere aiutanti del bene, quindi che hanno improntato tutta la loro vita al bene, come il cardinale Federico Borromeo, oppure oppositori, come Don Abbondio e Gertrude. C'è qualcosa di puro, quindi dicevamo, di virginale nell'aspetto del cardinale, quasi da, diciamo, da ragazzo, no? Innocente, malgrado gli anni e gli affaticamenti. Tutte le forme del volto indicavano che in altra età c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza. Evidentemente, essendo un sessantenne, ha delle rughe, non può più essere definito bello. Tuttavia si intravede una bellezza che evidentemente non è una bellezza fisica, ma una bellezza interiore. L'abitudine dei pensieri solenni e benevoli, la pace interna di una lunga vita, l'amore degli uomini, la gioia continua di una speranza ineffabile, vi avevano sostituita una, direi quasi, bellezza senile, cioè la bellezza da vecchio, che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora. La porpora perché i cardinali sono vestiti con questo, si vestono con questi colori, il colore della porpora è ciò che proprio caratterizza il cardinale, vengono chiamati anche porporati. La bellezza senile, ma netta e pura del cardinale, è contrapposta alla bellezza giovanile, ma sfiorita e sbattuta di Gertrude. Ecco, terminato questo excursus, piccolo excursus della descrizione, riprende la narrazione del dialogo fra il cardinale e l'innominato. È il cardinale a rompere il ghiaccio, a dire: quanto vi devo essere grato d'una sì buona risoluzione. Quantunque per me abbia un po' del rimprovero. Rimprovero, esclamò il signore meravigliato. Le prime parole che si scambiano fra di loro, il cardinale e Federico Borromeo, sono le seguenti. Il cardinale che dice, dovevo essere io il primo, no? A chiamarti, eccetera, no? Ecco perché quasi si rimprovera, infatti lo spiega, no? Certo, ma è un rimprovero che io mi sia lasciato prevenire da voi quando da tanto tempo, tante volte, avrei dovuto venire da voi io. È la preoccupazione del pastore che vorrebbe lui per primo andare dalla pecorella smarrita, diciamo con un'immagine evangelica, cioè andare da chi è avvolto nel peccato e cercare di avvicinarsi a lui e riportarlo alla fede. E invece è stato lui a fare il primo passo, cioè l'innominato che è andato da lui. Da me voi, ma sapete chi sono? V'hanno detto bene il mio nome. A questo punto il nominato dice, ma vi rendete conto? Sapete chi sono? Cioè, sapete che cosa ho combinato nella vita? Quanti delitti, quanti reati? E questa consolazione che io sento, che certo vi si manifesta nel mio aspetto, vi paregli che io dovessi provarla all'annunzio alla vista di uno sconosciuto? Cioè, il cardinale dice, certo che ti conosco, so benissimo chi sei. È proprio per il fatto che sei stato così nella vita tutto determinato dal male, proprio per questo sono contento che tu sia qui oggi. L'innominato stava attonito, quasi stupito, meravigliato della reazione del cardinale. Voi avete una buona nuova da darmi, me la fate tanto sospirare. Ecco, a questo punto il cardinale dice: se sei venuto qua è perché hai da darmi una notizia, vuol dire, una buona notizia. E me la fai sospirare, cioè non parli, no? Perché abbiamo visto che l'innominato, un po' anche, come dire, attonito, abbiamo detto. Quindi comunque non in grado insomma, di esprimere ciò che prova nel cuore, anche perché non lo sa bene. Vi ricordate che alla fine della notte del nominato emergeva questo, che non sapeva bene che cosa aveva in testa, cosa aveva in mente, no? Dice una buona nuova io sono venuto qui per dare una buona notizia. Quale? Ho l'inferno nel cuore. Ecco, io appunto vivo nel tormento, ho passato una notte, abbiamo visto, nel tormento e vi darò una buona nuova. Ditemi voi se lo sapete qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio. Cioè, ditemelo voi, io non riesco a capire, no, di che cosa si tratta. Qui intanto potete vedere un'immagine tratta da uno degli svariati sceneggiati che sono stati realizzati sui Promessi Sposi. Questo si chiama Renzo Lucia di Francesca Archibugi. Beh, potete trovarlo anche su YouTube tante volte, eh. Ecco, qual è la notizia che si aspetta dall'innominato? Che Dio va toccato il cuore e vuol farvi suo. Questa sarebbe la buona nuova, rispose pacatamente il cardinale. Dio, 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 se lo vedessi, se
se lo sentissi, dov'è questo Dio? Si rivolge il cardinale, più o meno con le stesse parole, con la stessa perplessità che aveva espresso con Lucia. Quando Lucia aveva detto: Dio perdona tante opere, tanti peccati per un'opera di misericordia, si era lamentato, no? Voi avete sempre Dio in bocca. E allora dice: Dio, dov'è? Dov'è questo Dio? Voi me lo domandate, voi e chi più di voi là vicino? Il cardinale ribalta la questione, cioè dice: tu non lo sai, ma Dio è più vicino a te che a qualcun altro, che a qualsiasi altro, volevo dire, in questo momento. Non ve lo sentite in cuore che vi opprime, che vagita, che non vi lascia stare e nello stesso tempo vi attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione, di una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi riconosciate, lo confessiate e l'imploriate? Cioè, non senti nel tuo cuore che è proprio lì Dio, no? È proprio quella agitazione, quella inquietudine, quella mancanza, è proprio la dimostrazione che c'è Dio e che Dio vuole, attraverso proprio questa tua insoddisfazione, questo tuo disagio esistenziale, vuole parlarti, vuole consolarti. Oh certo, io ho qualche cosa che mi opprime, che mi rode, ma Dio, se c'è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me? A questo punto l'innominato dice: che cosa vuole allora questo Dio da me? Queste parole furono dette con un accento disperato, ma Federigo, con un tono solenne, come di placida ispirazione, rispose: cosa può far Dio di voi? Cosa vuol farne? Anche in questo caso il cardinale ribalta la prospettiva dell'innominato. L'innominato che dice: che cosa può volere da me? E il cardinale che risponde: può volere molto, tu puoi fare molto. Un segno della sua potenza e della sua bontà, cioè la tua conversione, può essere un segno per tutti quanti, quelli per esempio che sono qui nel paese per partecipare a questa visita pastorale. Vuol cavare da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare, che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi, che mille mille voci detestino le vostre opere. Cioè, insomma, fa capire il cardinale che proprio il fatto che sia lui ad avvicinarsi, ad accostarsi a Dio attraverso lo stesso cardinale, può essere un segno, un grande segno della potenza di Dio e della bontà di Dio. Quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad accusare voi stesso, allora Dio sarà glorificato. E voi domandate cosa Dio possa fare di voi. Può fare molto, no? Può diventare uno strumento, diciamo, della provvidenza divina. Cosa può Dio fare di voi? È perdonarvi e farvi salvo. Ecco, praticamente per i cristiani, ad esempio, i cristiani quest'anno stanno celebrando l'anno della misericordia. Di per sé già la misericordia è qualcosa di miracoloso. È un atto di manifestazione di Dio, straordinario. Appunto, il discorso, ritorniamo a quella frase famosa di Lucia. Già poter perdonare un uomo che ha compiuto così tanti peccati nella vita è già qualcosa di straordinario. Non sono cose magnifiche e degne di lui queste, dice infatti il cardinale. No, gridò questo, no, lontano, lontano da me voi. Non lordate quella mano innocente e benefica, non sporcate la vostra mano. Infatti, come dire, il cardinale si accosta all'innominato per abbracciarlo, per dargli una mano, eccetera. È quasi l'innominato inorridito da se stesso, perché dice: non voglio contaminare una persona così pura, come appunto il cardinale Federico Borromeo, con la mia mano, che è una mano che sporca di sangue delle tante persone che sono state uccise direttamente o indirettamente da lui. Lasciate, disse Federigo, prendendola con amorevole violenza, lasciate che io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici. A questo punto dice: lasciate che io prenda questa mano. Lasciate che stringa questa mano, che potrà fare tanto, riparare tanti torti. Adesso vedremo il primo, quindi praticamente liberare Lucia.
spargerà tante beneficenze. È quello che farà effettivamente l'illuminato quando diventerà adesso il signore del bene. Farà tanto bene alla gente durante la calata dei Lanzichenecchi, durante la pestilenza. Solleverà tanti afflitti, si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici. In questo modo, quindi, come dire, già neutralizzerà la forza del male, no? Che invece magari questi nemici provavano contro di lui. Così dicendo, stese le braccia al collo dell'innominato. Praticamente, adesso bando alle parole, adesso c'è un fatto concreto, un abbraccio, no? Che sta a testimoniare della vicinanza umana di queste persone, perché tutto sommato credo che più di tante parole, certe volte ci sono i gesti, c'è la vicinanza dell'uomo con l'altro uomo, c'è lo stringersi la mano, c'è l'abbracciarsi che può rappresentare il mezzo di un cambiamento, lo strumento di un cambiamento. Il quale, dopo aver tentato di sottrarsi, ha già spiegato prima che non vorrebbe sporcare la mano. Adesso addirittura il cardinale lo abbraccia, no? Però le resistenze dell'innominato stanno venendo meno. Resistito un momento, cedette. Quindi cede, vuol dire che anche lui si lascia abbracciare dall'innominato. Come vinto da quell'impeto di carità, abbracciò anche lui il cardinale. E abbandonò sull'omero di lui il suo volto tremante e mutato. Qui uno dei vari dipinti che rappresentano questa scena, cioè dell'innominato che appoggia la sua testa sulla spalla, l'omero sarebbe la spalla del cardinale. Il suo volto tremante e mutato. La conversione sta avvenendo proprio in questi attimi, più che con i discorsi su Dio, eccetera. La conversione avviene attraverso questa vicinanza umana. Non è un discorso astratto, infatti, che converte l'innominato, ma una persona. Ecco, per i cristiani, in modo particolare, il cristianesimo è proprio basato su questo, sull'incontro di persone. E quindi la conversione non avviene per un ragionamento logico, eccetera, ma avviene tramite l'incontro. Una persona, una di quelle persone felici che aveva visto all'alba da lontano dal castello, aveva visto tutti questi felici che andavano verso la chiesa, verso la visita del cardinale, mentre lui era turbato. È il cardinale in persona che lui incontra come uomo alla ricerca del bene, non come rappresentante di un'istituzione, ma un uomo come te che vuole scoprire come essere felice nella vita esattamente come te. E di fronte a questo. Allora, questi due uomini grandi che sono stati, hanno parteggiato per due parti diverse, no? Una per il bene e una per il male, adesso si incontrano e si trovano profondamente uniti fra di loro. Prima l'abbraccio, poi la stretta di mano testimoniano di un'amicizia profonda, di un legame umano che unisce questi due personaggi. Io mi conosco ora, comprendo chi sono. Cioè, durante tutta quella notte, rimasto sveglio tutta la notte, non era riuscito a capire se stesso. Anzi, in tutti i suoi primi 60 anni di vita non era riuscito a capire se stesso. Adesso invece io mi conosco, cioè so chi sono, ho capito profondamente chi sono. Le mie iniquità mi stanno davanti, ho ribrezzo di me stesso perché, insomma, percepisco che ho fatto tante cose sbagliate nella vita, insomma, no? Eppure provo un refrigerio. Cioè, provo una consolazione, una gioia quale non ho provata mai in tutta questa mia orribile vita. È strano, no? Perché lui si poteva permettere tutto quello che voleva, era un signore potente, eppure non aveva mai provato questo tipo di gioia profonda, quindi di felicità, di letizia profonda. Quante cose le quali non potrò se non piangere. Notate i puntini di sospensione. Come dire, che per un attimo riflette, no? E gli vengono in mente tutte le cose sbagliate che ha fatto nella vita. Dammi, ecco, metti via, bravo, bravissimo. Ma almeno ne ho di intraprese da appena avviate che posso, se non altro, rompere a mezzo. Cioè, ci sono delle cose che
che ho iniziato a fare, che posso interrompere, rompere a mezzo. Una ne ho che posso rompere subito, disfare e riparare. Per fortuna il rapimento di Lucia non è stato compiuto del tutto, perché Lucia non è arrivata da Don Rodrigo, non è stata portata nel palazzotto di Don Rodrigo. Quindi si può ancora rimediare. Ah, non perdiamo tempo. Ecco, Federico Borromeo a questo punto dice: non perdiamo tempo, ansante di pietà e di sollecitudine. Beato voi, questo è il pegno del perdono di Dio, far che possiate diventare strumento di salvezza a chi volevate essere di rovina. Quindi diamoci subito da fare. Ecco, c'è ancora una cosa che tu puoi sistemare, puoi rimediare a un torto, a una violenza. Allora fallo subito, immediatamente. Subito entrò con ansietà il cappellano Crocifero e per pr la prima cosa guardò l'innominato e vista quella faccia mutata e quegli occhi rossi di pianto guardò il cardinale. Ecco, attenzione, questa è una scena quasi comica. C'è il cappellano Crocifero che si immagina chissà che cosa può essere successo durante questo dialogo, no? Ma mai si immaginerebbe un cambiamento della persona, una conversione. Ad esempio, gli occhi rossi di pianto, cioè vedere l'innominato mettersi a piangere. E sotto quell'inalterabile compostezza, scorgendogli in volto come un grave contento, cioè come una contentezza profonda e una premura quasi impaziente, era per rimanere statico con la bocca aperta, cioè il cappellano Crocifero di fronte a questa scena rimane quasi con la bocca aperta, come dire, ma cosa è impossibile quello che sto vedendo, no? Cioè intuisce che quell'uomo è cambiato e non se lo sarebbe mai immaginato. Quelle persone che non cambiano mai, come appunto magari Don Abbondio abbiamo visto, non riescono a pensare che gli altri invece possano cambiare. Il cappellano Crocifero convoca sia il signor curato della parrocchia, cioè di quel paese in cui il cardinale è andato a fare la visita pastorale, sia il signor curato di asterisco, asterisco, asterisco. Oh, come dire. Nel testo dei promessi sposi, questi tre asterischi compaiono spesso per indicare ciò che, tra virgolette, l'anonimo non avrebbe indicato nel suo manoscritto. In realtà, ciò che Alessandro Manzoni ha deciso di non dirci. Per esempio, ha deciso di non dirci il nome del paese di Renzo Lucia. Quindi il signor curato di asterisco, asterisco, asterisco è Don Abbondio, capite? Cioè è il prete del paese di Lucia. Il primo chiamato venne subito, cioè il prete del posto, del paese, del posto, venne subito. Invece, nello stesso tempo uscì di mezzo alla folla un io, strascicato con un'intonazione di meraviglia. Il secondo non arriva subito, e il secondo è Don Abbondio. Dimmi. Sì. Don Abbondio? L'ho già spiegato. Allora, perché? Ha preso alcune parti del paese di Olate, probabilmente, altre parti del paese di Acquate. Allora ha detto: non voglio dire il nome di questo sobborgo di Lecco, perché in realtà ha messo insieme, non so, la canonica del Don Abbondio, che è di uno di questi paesi, e il palazzotto di Don Rodrigo, che è di un altro di questi paesi. Allora non poteva dare un nome, non poteva dire Olate, perché poi quelli di Acquate avrebbero detto: ma non è vero, quest'altra parte, invece lui Manzoni l'ha presa da noi. Ecco, infatti, quando noi andiamo a vedere i luoghi manzoniani, vediamo, cioè, la casa di Don Abbondio è in uno di questi due sobborghi e il palazzotto di Don Rodrigo è in un altro di questi sobborghi, effettivamente. Adesso avete capito perché non ha scritto il nome di questo paesello. Ma stavamo dicendo, mentre il curato del paese arriva subito, il primo chiamato, il secondo chiamato invece, sarebbe Don Abbondio, reagisce stupito perché non vuole mai essere messo di mezzo. Ricordate la passeggiata di Don Abbondio all'inizio del romanzo? Non vuole mai essere interpellato. E quindi quando invece è chiamato, si trova a disagio. Un io strascicato con un'intonazione di meraviglia, di stupore e di scontentezza, insomma, per essere stato chiamato. Ecco, quindi eravamo arrivati qua.
Don Abbondio è esattamente il personaggio giusto per stemperare in chiave comica l'altezza tragica dell'incontro fra il cardinale e l'innominato. Sempre in questi capitoli abbiamo visto che sono capitoli alti, drammatici, centrali nel romanzo. Ci sono cose grandi che avvengono e ci sono sempre dei personaggi che poi servono un po' per stemperare, personaggi un po' comici, tra virgolette, che servono per stemperare questa drammaticità, che possono essere la vecchia servitrice dell'innominato, il cappellano Crocifero o lo stesso Don Abbondio. Non è lei il signor curato di... asterisco, 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 riprese il cappellano. Per l'appunto, ma, come dire, ma perché mi chiamate? Sua Signoria Illustrissima Reverendissima vuol lei. Me? Disse ancora quella voce, significando chiaramente quel monosillabo. Come ci posso entrare io? Ma questa volta, insieme con la voce, venne fuori l'uomo, Don Abbondio in persona, con un passo forzato, un viso tra l'attonito e il disgustato. Quindi, un viso tra l'attonito e il disgustato. Come dire, proprio me. Non voleva assolutamente essere coinvolto in prima persona. Questo già gli era vicino per tenersi lontano da quell'altro signore, e intanto dava un'occhiatina di sotto in su, ora all'uno, ora all'altro. Chiamato, lì dove si trovano il cardinale e l'innominato, cerca di stare il più lontano possibile dall'innominato, perché sa della reputazione, della fama di prepotente che ha l'innominato. Seguitando a almanaccar tra sé che cosa mai potesse essere tutto quel rigirio, s'accostò di più, fece una riverenza e disse: «Ma hanno significato che Vossignoria Illustrissima mi voleva me?» «Ma io credo che abbiano sbagliato», Don Abbondio dice. «Sicuro che vuole proprio me?» «Non hanno sbagliato», dice il cardinale Federico Bonomi. «Una buona nuova, una buona notizia della conversione dell'innominato. È un consolante e un suavissimo incarico. Una vostra parrocchiana che avrete pianta per smarrita, Lucia Mondella, è ritrovata, qui vicino, in casa di questo mio caro amico. Attenzione, definisce l'innominato un mio caro amico. Provate a pensare, no? Lui che è il cardinale, signore del bene, che definisce l'innominato, che fino a un momento prima era signora del male, come un suo caro amico. Bene. Vediamo se riusciamo a... E voi andrete ora con lui. Io voglio che, ovviamente, il cardinale Federico Borromeo dice: bisogna andare a liberare Lucia, che Lucia possa vedere qualcuno che già conosce, per esempio il prete del suo paese, no? È con una donna che il signor curato di qui è andato a cercare, dove il prete, ecco l'incarico, perché era stato chiamato il prete di quel paese là, perché cercasse una buona donna, una mortale, una saggia, sveglia, in maniera tale che Lucia, quando è stata liberata, potesse vedere anche una donna, insieme al suo curato, il curato del suo paese, anche una donna che la consolasse. A prendere quella vostra creatura l'accompagnerete qui. Don Abbondio fece di tutto per nascondere la noia, che dicono, l'affanno e l'amaritudine, l'amarezza che gli dava una tale proposta o comando che fosse. Ecco, qui abbiamo la meschinità dell'uomo, che invece di essere, come dire, di voler bene, per esempio Lucia, che era una delle sue parrocchiane, no? Pensa sempre solamente a se stesso, ha siccome ha paura di tutto, ha paura soprattutto di andare insieme con il nominato ad andare a liberare Lucia. E non essendo più a tempo a sciogliere, a scomporre un versaccio già formato sulla sua faccia, lo nascose chinando profondamente la testa, che è effettivamente verso di disgusto l'ha fatto, però riesce almeno a chinare la testa per far vedere al cardinale quello che effettivamente sta pensando, in segno di ubbidienza, no? Quindi per far vedere, insomma, esteriormente questa umiltà che in realtà lui non prova per niente nel suo animo. Il cardinale chiede poi se Lucia ha dei parenti. Don Abbondio si offre per andare lui a chiamare la madre Agnese. Sì, ha la madre, vado io a chiamare la madre Agnese. No, no, voi. Boh, l'ho già pregato d'altro, come dire, il cardinale dice, ho già pregato di fare un'altra cosa, cioè di andare ad accompagnare l'illuminato a liberare Lucia. Penserò io a mandare qualcun altro a chiamare la madre di lei, cioè a chiamare Agnese, no? Evidentemente il cardinale ha bene in mente come devono essere fatte le cose, mentre Don Abbondio ha solamente in mente
le noie che vuole scansare. Lo guardò in viso e vi scoprì facilmente la paura di viaggiare con quell'uomo tremendo, di andare in quella casa anche per pochi momenti. Il cardinale, tuttavia, è una persona intelligente, quindi capisce, anche solamente dallo sguardo di Don Abbondio, che Don Abbondio ha paura ad andare nel castello degli illuminati. E allora, volendo quindi dissipare affatto, cercando quindi di rincuorare, di rasserenare Don Abbondio, si avvicinò dunque all'illuminato e con quell'aria di spontanea confidenza che si trova in una nuova e potente affezione, come in un'antica intrinsechezza, pensate, sono stati amici da tempo. Non crediate, gli disse Pio, mi contenti di questa visita per oggi. Voi tornerete nel vero, si rivolge all'illuminato, per tranquillizzare Don Abbondio, capite anche la finezza psicologica, no, del cardinale, e dice all'illuminato, guarda, ci ritroveremo di nuovo, è vero o non è vero che siamo amici? Sostanzialmente, come se dicesse questo. Voi tornerete, non è vero, in compagnia di questo ecclesiastico da bene? Sì, io tornerò, rispose l'illuminato. Quando voi mi rifiutaste rimarrei ostinato alla vostra porta, come il povero, certo, tornerò con questo prete, tornerò ancora perché una volta che ho deciso, che ho cambiato vita, più e più volte verrò qui. Ho bisogno di parlarvi, ho bisogno di sentirvi, di vedervi, ho bisogno di voi. È una specie anche di climax, è chiaro che qua, attraverso questi procedimenti retorici, la ripetizione dell'anafora, il climax, ho bisogno, 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 è come se Mandone ci dicesse, questa cosa qua viene fuori dal cuore, ha bisogno non solamente di parlare, ma ha bisogno di voi, no? Quindi ha proprio bisogno di quella persona lì, del cardinale Federico Borromeo, che è quello che l'ha convertito. Federico gli prese la mano, gliela strinse e disse, favorirete dunque di restare a desinare con noi. Attenzione, è tutto quello che sta avvenendo adesso, più o meno quello che è avvenuto anche ad Alessandro Monti. Il quale praticamente ha conosciuto delle persone, è stato l'incontro con queste persone, prima di tutto Enrichetta Blondel, che poi è sposato, poi dei preti, si chiamavano Gregorio e Tosi, i preti giansenisti, che gli hanno cambiato la vita, e da quel momento in poi ha continuato a vedere, a stare con queste persone, Enrichetta è diventato suo moglie e Gregorio e Tosi continuava ad andare a trovare. No? Ecco, quindi dice, favorirete dunque di restare a desinare con noi, vuole mangiare insieme con noi. V'aspetto, intanto io vo a pregare, a rendere grazie col popolo e voi a cogliere i primi frutti della misericordia. Quindi la conversione non rimane comunque un gesto teorico, astratto, ma immediatamente dei risvolti nella concretezza della vita. Don Abbondio a quelle dimostrazioni stava come un ragazzo pauroso che veda uno accarezzare con sicurezza un suo cagnaccio grosso, rabbuffato, con gli occhi rossi, come un omaccio famoso per morsi e di spaventi, e senta dire al padrone che il suo cane è un buon bestione quieto quieto. Anche questa similitudine, come dire, per Don Abbondio la cosa, la situazione è stranissima. Per lui l'innominato è come un cane ringhioso, che però il padrone dice no, è un buon cane. Ma Don Abbondio dice, ma siamo pazzi, io lo conosco bene quello lì, poi è un delinquente, è un prepotente. Guarda il padrone, non contraddice né approva, guarda il cane, non ardisce accostarvisi, per timore che il buon bestione non gli mostri i denti, fosse anche per fargli le feste. Non ardisce allontanarsi per non farsi scorgere, e dice in cuor suo, oh, se fosse a casa mia. E questo infatti l'atteggiamento di Don Abbondio. Termina questa similitudine, proprio spiegandoci ancora meglio qual è l'atteggiamento psicologico di Don Abbondio. Che è profondamente a disagio, vorrebbe essere lontano mille via. E infatti se la prende con Perpetua, perché sono da Perpetua che ha detto, guarda che tutti i preti del vicinato, dei paesi vicini, voglio dire, si recano in quel paese per la visita pastorale del cardinale. Visite pastorali che tra l'altro sono iniziate con il Concilio di Trento e che diventano uno strumento, tra virgolette, della riforma della Chiesa. E lui aveva accettato il consiglio di Perpetua e adesso se la prende, insomma, se la vorrebbe prendere proprio con Perpetua. La mirabile coppia apparve agli sguardi bramosi del clero raccolto nella stanza, cioè la mirabile coppia sarebbe la coppia del cardinale e del nominato, mirabile, cioè da stupire, tra l'altro che siano l'uno a fianco all'altro.
Si videro quei due volti sui quali era dipinta una commozione diversa, ma ugualmente profonda. Quindi, una commozione diversa perché evidentemente quella del cardinale è più serena, serafica, e invece quella dell'innominato, adesso qui anche leggera, no? Quindi un altro tipo di commozione. Una tenerezza riconoscente, un'umile gioia nell'aspetto venerabile dei figli di Ivano. Proprio poi l'autore ci spiega ancora meglio cos'è la diversità di queste due commozioni, no? E invece dice: in quella dell'innominato una confusione temperata di conforto, un nuovo pudore, una compunzione. Quindi esattamente come era accaduto a Fra Cristoforo, c'è il riconoscimento che aveva fatto del peccato, che aveva fatto del male, ecco che dice compunzione, una specie di umiliazione, no? Di auto-umiliazione. Dalla quale però traspariva tuttavia il vigore di quella selvaggia e risentita natura, anche come in Fra Cristoforo, il fatto che si umili comunque non toglie il vigore, diciamo così, personale, no? Anche nell'innominato stava l'innominato tutto raccolto in sé, pensieroso, impaziente che venisse il momento di andare a levar di pene di carcere la sua Lucia, diventata sua Lucia, che prima era semplicemente una donna che qualcuno, un signorotto, gli aveva chiesto di andare a rapire, lui era un po' scocciato da questa richiesta di Rodrigo, adesso diventa la sua Lucia, la prima persona alla quale lui può fare del bene direttamente. Sua ora in un senso così diverso da quello che lo fosse il giorno avanti. Il giorno avanti era sua perché l'aveva fatta la figlia, quindi sua nel senso del possesso, possedere qualcuno, rapire qualcuno. Adesso invece è sua, nel senso che è una persona che, alla quale si sente profondamente legato. E il suo viso esprimeva un'agitazione concentrata che all'occhio ombroso di Don Abbondio poteva facilmente parere qualcosa di peggio. Cioè lui era pensieroso perché pensava a quello che poteva fare, quel passato, il male passato che aveva compiuto e il bene che poteva fare. E invece Don Abbondio lo vede così pensieroso e dice: cosa pensa? Cosa vuol fare? Magari mi vuol fare del male, no? Lo sopportava, avrebbe voluto attaccare un discorso amichevole, ma cosa devo dirgli, pensava, devo dirgli ancora mi rallegro. Ecco, è meschino, dicevamo, meschinello il nostro Don Abbondio di fronte all'altezza d'animo di Don Rodrigo. Mi rallegro di che? Che essendo stato finora un demonio vi siate finalmente risoluto di diventare un galantuomo come gli altri? Beh, complimento, in qualunque maniera io le rigiri, le congratulazioni non vorrebbero dire altro che questo. Ecco, quindi diciamo la meschinità di Don Abbondio. Quindi di cosa mi devo rallegrare? Del fatto che vi siete convertito, fino adesso avete fatto il diavolo. E se sarà poi vero che sia diventato un galantuomo, così a un tratto, delle dimostrazioni se ne fanno tante a questo mondo, per tante cagioni, che so io alle volte. Intanto mi tocca andare con lui in quel castello. Oh che storia. Ecco, quindi sto cercando di rendere proprio l'atteggiamento di Don Abbondio, che è scocciato proprio di tutta quanta la situazione, è anche un po' impaurito. Chi me l'avrebbe detto stamattina, eh? Ah, se posso uscirne a salvamento, ma da sentire la signora Perpetua d'avermi cacciato qui per forza quando non c'era necessità fuori della mia pieve, e che tutti i parroci di intorno accorrevano anche più da lontano, e che non bisognava stare indietro. Don Abbondio, ecco, abbiamo detto, è infastidito da tutto, in particolar modo lo scoccia il fatto di stronzi, si è trovato proprio lì in quel punto, in quel momento, perché gliel'aveva detto, gliel'aveva suggerito la Perpetua. Tutto quanto gli dà fastidio, la mula, la carabina dell'innominato. Ah, ecco, sì, l'innominato quando usciva dal suo castello si metteva sempre la carabina, diciamo, alla spalla, e poi aveva una spada, cioè, questo è normale, è il suo modo di vestirsi. È chiaro che per Don Abbondio invece è un uomo armato praticamente, quindi minaccioso. Vide l'innominato andare verso un canto, un angolo, prendere per la canna con una mano la sua carabina, poi per la cigna con l'altra, e con un movimento spedito come se facesse l'esercizio mettersela ad armacollo. Armacollo, appunto, diciamo, è un'espressione che vuol dire che poi in un attimo puoi girare con il fucile e avere sul tuo punto per sparare. E quindi Don Abbondio, di fronte a questo, dimostra la sua
vigliaccheria e la sua paura. Poi dicevamo la mula, perché per andare al castello esaminato gli danno una mula sulla quale deve andare, e dice Vitz non ne ha, questa mula qua non è che per caso poi dopo mi fa cadere. Disse all'aiutante di camera Don Abbondio, rimettendo a terra in terra il piede che aveva già alzato verso la staffa: vada pur su di buon animo, è un agnello, come dire, però è un animale abituato a portare la gente, no? Sulla groppa. Don Abbondio, arrampicandosi alla sella, sorretto dall'aiutante, su e a cavallo. Ecco, notate questo su. Anche questa è una piccola notazione ironica che fa capire quanto ci mette Don Abbondio per salire sulla groppa della mula. Un po' goffo, insomma, sicuramente. Già la gran nuova era corsa. Inizia il viaggio quindi di Don Abbondio, di questa donna, che poi è la moglie del sarto del paese, ed è rinominato verso il castello per andare a liberare Lucia. Questa notizia ormai la sanno tutti quanti, che si sia convertito addirittura l'innominato. E all'apparir della comitiva, all'apparir di quell'uomo, oggetto ancora poche ore prima di terrore ed esecrazione, ora di lieta maraviglia, s'alzò nella folla un mormorio quasi d'applauso. Quasi volevano applaudire, no? Perché stava passando l'innominato che si era convertito. Quindi tutti contenti. Facendo largo si faceva insieme le spinte per vederlo da vicino. Oh, si è convertito, possibile. La lettiga passò, però capite, come un atteggiamento completamente diverso rispetto a Don Abbondio. Cioè, Don Abbondio stupito, meravigliato ma scocciato di questa conversione. Invece la gente, il popolo, contenta. La lettiga passò, l'innominato passò, e davanti alla porta spalancata della chiesa si levò il cappello, chinò quella fronte tanto temuta fin sulla criniera della mula, tra il sussurro di 100 voci che dicevano Dio la benedica. Cioè, l'innominato fa un gesto che è la dimostrazione davanti a tutti quanti che è davvero cambiato, no? Questo inchino davanti alla chiesa. Don Abbondio si levò anche lui il cappello, si chinò, si raccomandò al cielo, ma sentendo il concerto solenne dei suoi confratelli che cantavano a distesa, provò un'invidia, una mesta tenerezza, un accoramento tale che durò fatica a tenerle l'acqua. Ma si mette a piangere per un altro motivo, Don Abbondio, perché non è insieme con i suoi confratelli, come dire, scusate, con gli altri preti, tranquillo. E invece lui è sulla mula a fianco all'innominato. Capite il pianto di Don Abbondio come è ben diverso rispetto a lui. Ecco, poi abbiamo il viaggio. Ecco, durante questo viaggio, che porta quindi Don Abbondio da questo paese, dove c'è la visita pastorale del cardinale, fino alla rocca dell'innominato, fino al castello dell'innominato, abbiamo soprattutto i pensieri di Don Abbondio, resi con una sorta di monologo intero. Sì, vedete, anche Paolo Villaggio ha, tra i vari, no? Anche insieme a Alberto Sordi, anche lui ha interpretato Don Abbondio in uno di questi vari sceneggiati. Ecco una parte di ciò che il povero uomo si disse in quel tragitto. Introduce così il narratore questo monologo interiore, insomma, di Don Abbondio. Che a scrivere tutto ci sarebbe da farne un libro, tutti i pensieri che frullano nella mente di Don Abbondio. Che più faccendoni mi devan proprio venire a cercare a me. Se la prende con il cardinale, con i nominati, più faccendoni, no? Come dire, gente che non si rende conto che coinvolgendomi, cioè, mette di mezzo una persona che vuole stare tranquilla, vuole vivere in pace. Che non cerco nessuno a tirarmi per i capelli nei loro affari, io che non chiedo altro che ad essere lasciato vivere. È tutto, dall'inizio del romanzo, è tutto un interpellare, un invocare Don Abbondio, quando invece lui vorrebbe starsene tranquillo e beato per gli affari suoi. Quel matto birbone di Don Rodrigo, infatti vedete che ritorna a fare in mente Don Rodrigo. Cosa gli mancherebbe per essere l'uomo il più felice di questo mondo, se avesse appena un pochino di giudizio? Invece no, vuole per forza quella donna, quella ragazza del popolo, oltretutto. E quindi a causa dei suoi capricci tutto qua, è iniziato tutto quanto. Lui ricco, lui giovane, lui rispettato, lui corteggiato, gli da noia il benestare. E bisogna che vada accattando guai per sé e per gli altri.
potrebbe fare l'arte di Michelaccio, l'arte di Michelaccio, andare bene per andare bene, andare spazio, non conoscere questo proverbio popolare, e potrebbe starsene tranquillo, invece no, vuole per forza quella donna lì, vuole Lucia, e poi deve mandare i suoi bravi da sacerdote, vuol fare il mestiere di molestare le femmine. Il più pazzo, il più ladro e il più arrabbiato mestiere di questo mondo. Potrebbe andarsene in paradiso in carrozza e vuole andare a casa del diavolo a piè zoppo. E costui, ecco, ce l'ha con tutti. Quindi ce l'ha uno con due, due. Ci costui con i nominati. Ci vuole tanto fare il galantuomo tutta la vita, come Pattino. Ecco, vedete come lui giudica la vita di un uomo. Ad esempio, come giudica la vita del nominato? Io sono uno che ha sempre fatto il mio. Ecco, qui abbiamo anche una sorta di presunzione. Per fare il bene vuol dire non solamente evitare di fare il male, ma vuol anche dire darsi da fare fattivamente per gli altri, cosa che invece non ha mai fatto la vita. Non, signore, si deve squartare, ammazzare, fare il diavolo, o povero me, e poi non scompindo anche per far penitenza. Quindi, effettivamente squartare, ammazzare per fare il diavolo è tutto quello che ha fatto il nominato nella sua vita fino ad adesso, e poi lo scompiglio per far penitenza è quello che invece sta accadendo per me quando lui si converte, e per questo motivo è stato coinvolto anche lui. Il problema è sempre lui, comunque, cioè, il problema della vita per Don Abbondio è sempre lui, solo lui, non è l'egoismo fatta persona, e quindi è preoccupato solamente delle ripercussioni degli atti degli altri sulla sua vita. La penitenza, quando si ha buona volontà, si può farla a casa sua, quietamente, senza tanto apparato, senza dar tanto incomodo al prossimo. E sua signoria illustrissima, subito a braccia aperte, caro amico caro, quindi se la prende uno con il rubrico, due con il nominato, tre col cartonato. Subito, caro amico caro. Quindi si lamenta anche di questo fatto, cioè che il cardinale tratta l'innominato come se fosse un suo amico, stare a tutto quel che gli dice costui come se l'avesse visto fare miracoli, e prendere addirittura una risoluzione, mettercisi dentro con le mani e coi piedi, presto di qua, presto di là. Si riferisce agli ordini che ha dato il cardinale Federico Borromeo, quando ha chiamato il prete del paese, ha fatto chiamare la moglie del sarto, presso di qua, presso di là, ha chiamato anche lui, no? A casa mia si chiama precipitazione, e senza avere una minima caparra, cioè senza avere la certezza che quello che sta dicendo il nominato è vero, pegno, diciamo così, dargli in mano un povero curato. Questo si chiama giocare un uomo a pari e caffo. Ecco, giocare un uomo a caso, con la sorte, con la fortuna, no? Pari e rischio, no? La morra, diciamo così. Un vescovo santo come lui, dei curati dovrebbe esserne geloso, come della pupilla degli occhi suoi. Non dovrebbe mettere i suoi preti in pericolo, a rischio. Io non mi curo di sapere i fatti degli altri, ma quando uno c'ha a mettere la pelle, ha anche ragione di sapere. Sarò contento anche per quella povera Lucia, anche lei deve avere la scampata grossa, sa il cielo cosa ha patito, la compatisco, ma è nata per la mia rovina. Sapete che Lucia, cioè, come dire, riconosce che effettivamente ha passato degli ultimi momenti anche lei, si è stata rapita, se si trova lì in quel castello, eccetera. Però è nata per la mia rovina, poi comunque, in fin dei conti, anche lei in qualche modo è arrivata a disturbare la sua vita, a mettere in discussione il suo modo di vivere. Almeno potessi vedergli proprio in cuore a costui come la pensa, chi lo può conoscere? Ecco lì, ora appare Sant'Antonio nel deserto, ora appare Oloferne in persona. Ecco, come a dire. Adesso sembra Sant'Antonio nel deserto l'uomo più pio devoto nel mondo. Adesso sembra Oloferne, che è un personaggio della Bibbia, che ha un re particolarmente violento.
Infatti sul volto dell'innominato si vedevano, per dir così, passare i pensieri come in un'ora burrascosa le nuvole trascorrono dinanzi alla faccia del sole, alternando ogni momento una luce arrabbiata e un freddo buio. Quindi effettivamente è arrabbiato, ma non è arrabbiato con lui, non è arrabbiato con Dracone, è arrabbiato con se stesso, con tutto quello che ha fatto nella vita. L'animo ancora tutto inebriato dalle soavi parole di Federico, che l'ha ristorato effettivamente, l'ha rincuorato, l'ha rasserenato, ma fino a un certo punto, no? Come rifatto e ringiovanito nella nuova vita, si elevava con l'idea di misericordia, di perdono e di amore, poi ricadeva sotto il peso del terribile passato. Ecco perché si incupiva certe volte il momento, perché ricordava il suo terribile passato. Entrano nella valle. Come stava allora il povero Donabondo quando arrivano nella valle che conduce al castello dell'Innominato? Ancora peggio, Donabondo sta ancora peggio di prima. Quella valle famosa, della quale aveva sentito raccontare tante storie orribili, esserci dentro, no? Certi occhiacci che a Donabondo pareva che volessero dire: tagli la testa, per te. A segno che in un punto di somma costernazione gli venne detto tra sé: li avessi maritati, non mi poteva accadere di peggio. Come dire che se io non avessi seguito, questo gli aveva detto però, le minacce dei bravi, e avessi maritato Renzo Lucia, non mi sarebbe capitato peggio di questo. Intanto si andava avanti per un sentiero sassoso lungo il torrente, al di qua di quel prospetto di balze aspre, scure e disabitate, al di qua quella popolazione da far parere desiderabile un deserto. Dante non ne stava peggio nel mezzo di mare morce. Ecco, attenzione, qua c'è il discorso in diretto unico. Cioè, in realtà non è quello che pensa il narratore, ma è quello che pensa Don Abbondio. Don Abbondio si trova in una situazione di disagio simile a quella di Dante nel pieno dell'inferno, nel posto più buio, più oscuro dell'inferno, nel mare Bolce. Passa davanti la malanotte, ricordate la taverna che si trova lì sotto il castello degli Innominati? Bravacci sull'uscio, scagnozzi sull'uscio, inchini al Signore, occhiate al suo compagno alla lettiga, quindi occhiatacce a Don Abbondio e alla lettiga che deve servire per portare la moglie del santo e poi uscire per portarla. Coloro che non sapevano cosa si pensare, già la partenza dell'innominato solo la mattina aveva dello straordinario, il ritorno non lo era meno. E qui abbiamo la fine del 23esimo e lì il 24esimo incomincia col risveglio di Lucia, che si è addormentata tardi, vi ricordate? Che solamente quando ha fatto l'offerta, il voto, la promessa di non sposarsi più, se fosse stata liberata, solamente allora Lucia prende sonno. Adesso si sveglia, si è svegliata da poco quando stanno per arrivare l'innominato Don Abbondio e la moglie del sarto. La vecchia la sta invitando inutilmente a mangiare. Mangia, mangia, no? Cerca in tutti i modi di rasserenare Lucia, ma anche la vecchia, abbiamo visto che è un personaggio gretto, meschino. Le riferisce i comandi del padrone. Quando arriva l'innominato con altra gente, si fa aprire dalla vecchia, la manda via. Guardò, vide un prete e una donna. Si rincorò alquanto, guarda più attenta, è lui, non è lui. Riconosce Don Abbondio. Rimane con gli occhi fissi, come incantato. Il progetto del cardinale si realizza, cioè proprio vedere Don Abbondio sicuramente stupisce Lucia, però gli dà anche un motivo quasi di dimostrazione che è avvenuto qualcosa di importante per lei, cioè che evidentemente se c'era il suo curato le cose sono cambiate rispetto al giorno prima. Lucia, come era acquistata in un tratto tutte le sue forze, si rizzò precipitosamente, poi fissò ancora lo sguardo su quei due visi di questa donna, che si vede subito, si intuisce che è una brava donna, e poi Don Abbondio. Lucia, che poco prima lo desiderava, anzi non avendo speranza in altra cosa del mondo, non desiderava che lui, cioè non desiderava che l'innominato, cioè svegliarsi lì insieme con questa vecchia, voleva che arrivasse l'innominato. Adesso però, tanto l'innominato, ci sono questi altri due. A questo punto l'innominato non poter reprimere un subitaneo ribrezzo, cioè un improvviso ribrezzo nei confronti dell'innominato rispetto agli altri due personaggi, no?
Nel veder poi quell'atto di terrore, abbassò gli occhi, stette ancora un momento immobile e muto. Cioè, quando l'innominato vede il terrore sul volto di Lucia, per un attimo sta zitto. Cioè, le conosce bene. Perché è spaventato Lucia? Perché lui è stato nella vita quello che è stato. Indi, rispondendo a ciò che la poverina non aveva detto, è vero, perdonami. È lui che chiede perdono a Lucia. Viene a liberarvi, non è più quello, è diventato buono. Sentite che vi chiede perdono, diceva la buona donna all'orecchio di Lucia. Dice le parole giuste, non per confortarla, per farle capire che effettivamente l'innominato è cambiato. Si può dir di più? Via, su con la testa, non fate la bambina, che possiamo andare presto, le diceva Don Apollo. Come vedete, mentre la moglie del sarto dimostra la sua accortezza, fitezza, intelligenza in quella situazione, Don Abbondio in quella situazione comunque pensa sempre solo a se stesso. Come dire, dai, picciamoci, no? Andiamoci, perché ha voglia solamente di andarsene via da quel castello il più presto possibile, no? Adesso, cercando di sintetizzare enormemente tutto il resto del 24esimo capitolo, dobbiamo semplicemente dire che Lucia viene liberata. Nel viaggio di ritorno, ancora una volta, ci sono i pensieri di Don Abbondio, un pochettino meno angosciosi di prima, ma comunque anche questo non è un viaggio di piacere, perché comunque ha paura, perché la mula certe volte si avvicina troppo al ciglio del burrone, di questa strada molto scoscesa, perché è sempre lungo, è sempre tutto ripiegato su se stesso, non è in grado di guardare la realtà se non attraverso questo... attraverso la lente del suo egoismo. Poi ancora altro monologo interiore, e dice ancora, pensa poi, se la notizia di questa gran conversione si sparge qua dentro, intanto che ci siamo ancora, chissà come intenderanno costoro. Passa dove ci sono dei bravacci, dei delinquenti, e dice, mamma mia, e se pensano che sono stato io a convertire l'innominato, se la prendono con me magari. Quindi ancora di più paura, grettezza, meschinità anche in quest'altro monologo interiore di Don Abbondio. Finalmente Don Abbondio se ne va, non vedeva l'ora, insomma, di potersene andare via, ritornare da Perpetua, no? Quindi fece i più sviscerati complimenti dell'innominato, lo pregò di volerlo scusare con Monsignore, doveva tornare alla parrocchia per affari urgenti, andò a cercare quel che chiamava il suo cavallo, c'è il bastone, eccetera, no? Mentre invece l'innominato, insomma, è lì in paese, e Lucia viene accolta nella casa di questa buona donna che è la moglie del sarto. Suo marito non c'è perché è andato alla predica, insomma, alla messa, insomma, del cardinale, e quindi c'è la buona donna che comincia a preparare subito da mangiare, perché Lucia ha bisogno di mangiare, non ha mangiato niente, ricordate di quello che le aveva offerto l'innominato. Quindi anche questa è la sollecitudine fatta persona, no? Da parte di questa donna. Attenzione, quando Lucia si trova lì nella casa del sarto e le capita di scorrere tra le mani, di sentire, percepire il rosario, per un attimo sta quasi per svenire, perché si ricorda che ha promesso di non sposare più Renzi se è stata liberata. Effettivamente è stata liberata, dice, oh mamma, ho fatto questo uomo, adesso non sposerò più Renzi, ed è quasi angosciata, no, a questo pensiero. Però poi un pochettino si ricompone. Nel frattempo ritorna il sarto, cioè il marito di quella buona donna che ha accompagnato Don Abbondio, e una pasta d'uomo, una bravissima persona, che infatti si mette a fare la sintesi della predica dell'innominato, che parla della carità, ma non parla solamente, l'ha fatto concretamente, e poi dimostra la sua bontà chiedendo ai suoi figli di andare a dare qualcosa da mangiare a Maria Vedova, che è una povera donna, insomma, che non ha quasi niente da mangiare, lei e i suoi figli. E poi niente, sulla strada del ritorno Don Abbondio incontra Agnese. E dice, però, ascoltate, dice Don Abbondio ad Agnese, mi raccomando, non dite niente al cardinale, non so, del fatto che non ho voluto sposare
Renzo, Lucia, eccetera, eccetera. In realtà Agnese non promette nulla a Don Abbondio, infatti riferirà subito al cardinale che cosa non ha fatto Don Abbondio. E questo è l'incontro fra Agnese, e infatti Agnese arriva poi nella casa del Sarto, dove viene accolta insieme con Lucia. Poi questo capitolo si chiude con la visita del cardinale nella casa del Sarto. Poi ancora leggerete a casa il "si figuri del Sarto", l'unica parola che riesce a dire il Sarto, che è un po' ridicola la cosa, ha letto 3 libri in croce nella vita, ma crede di essere un uomo di cultura, però di fronte al nominato dice solamente queste 2 parole, e poi si pentirà tutta la vita di non essere stato in grado di intavolare un discorso più elevato e di cogliere meglio l'occasione che gli era stata porta con il nominato. Il capitolo 24 si chiude con l'innominato che parla ai suoi bravi e che addirittura si mette a pregare, e ai bravi dice: allora, cosa volete fare? Volete fare il bene? Da adesso in poi continuate a seguire. Se invece volete continuare a fare il male, come ho fatto io fino a ieri, beh, allora andatevene, io vi pago tutto quello che vi devo, però andatevene via, perché da questo momento qua si cambia registro, chiaro? Si cambia totalmente il modo di essere, di vivere.